Ben ritrovati, andiamo avanti con la cronaca. Gli agenti del commissariato di Grottaglia sono intervenuti in una via del centro cittadino dove era stata segnalata una violenta lite. Sul posto hanno accertato che un 31enne tarantino aveva avuto un diverbio con due giovani. L'uomo sarebbe stato addirittura aggredito e percosso violentemente da uno dei due, poco più che ventenni, davanti alla sua abitazione. Dopo le percosse, l'esagitato giovane avrebbe cercato di prendere dal bagagliaio dell'auto un bastone per portare avanti ancora la sua condotta illecita. A farlo desistere il suo amico, percosse poi anche per il fratello della vittima, accorso sul posto per aiutare il 31enne. Gli agenti, nel corso dei controlli all'interno della vettura, una Fiat 600, hanno rinvenuto due bastoni di legno lunghi circa un metro. L'aggressore è stato quindi denunciato per minacce e lesioni personali, mentre il suo amico, proprietario della vettura, della Fiat 600, per possesso ingiustificato di arnesi atti ad offendere. I due fratelli hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Grottaglie e sono stati giudicati guaribili in pochi giorni. Al via le iniziative per l'Epifania, è stata presentata questa mattina l'edizione 2012 della Calata dei Magi a Lama, una delle tradizioni natalizie più antiche e suggestive del territorio ionico. Sentiamo. Invito tutti a partecipare giorno 6 alla rappresentazione sacra della Calata dei Magi che si tiene a Lama ormai da tantissimi anni. Non possiamo neanche precisare il numero dell'edizione proprio perché si tratta di una manifestazione ultra centenaria. Abbiamo le testimonianze scritte di inizio secolo scorso, le testimonianze degli anziani che se la ricordano da sempre. E la particolarità è che non si tratta soltanto di una rappresentazione scenografica, ma è un vero e proprio teatro popolare dove, ecco, gli attori interpretano un testo, anche questo molto antico, anche bello, suggestivo, per cui diciamo che la manifestazione ha un suo inizio alle 19, lo svolgimento e poi la conclusione, per cui non è come i presepi viventi che sono fissi e le persone hanno la possibilità anche di andare così in orari più tardi. Il mio consiglio è di passare da Lama a vedere la sacra rappresentazione e poi andare a visitare i presepi viventi della zona dove anche loro aggiungono l'arrivo dei magi. Però è un momento molto bello quello di Lama, proprio perché c'è questa sorta di interpretazione del testo teatrale che rende il clima molto suggestivo, emozionante per concludere le feste di Natale. Si è parlato della figura storica degli angeli nel corso di una conferenza organizzata dall'Associazione Ionica Amici del Presepio. Creature spirituali, intermediari tra l'uomo ed il trascendente, custodi, protettori e messaggeri, sono gli angeli, di cui parla in conferenza stampa Nausicaa Taglio, giovane studiosa tarantina, animata fin da piccola dalla passione per la storia e l'archeologia. Lo ha fatto nell'ambito di un'iniziativa organizzata dall'Associazione Ionica Amici del Presepio. La Taglio ha permesso ai presenti di compiere un viaggio singolare tra fede e aspetti mitologici legati proprio a queste particolari figure alate. Le figure alate sono presenti in diverse culture e in diverse epoche. Cioè, la figura alata è quella che noi chiamiamo l'angelo, lo troviamo nel presepe poiché appunto annuncia ai pastori la nascita del Messia. Però questa figura ha diciamo un percorso storico molto antico. Infatti figure con funzioni analoghe le ritroviamo nelle religioni assiro-babilonese, nel demonismo classico, ovvero nella religione greca, nei geni romani e infine appunto nella religione giudeo-cristiana. Quindi il cristianesimo eredita, prende l'influenza di tutte queste civiltà e quindi anche l'angelo, come rappresentato con le ali, la forma appunto di un fanciullo, deriva proprio dall'insieme di queste influenze. Ecco, oggi attualmente che tipo di simbolo, cosa può simboleggiare una figura alata, l'angelo, nella nostra società?
Allora, nella società attuale l'angelo può rappresentare appunto il trait d'union tra il mondo terreno, quindi il mondo caduco, diciamo anche il mondo difficile, con il mondo trascendente, con quello in pratica che l'uomo aspira. Cioè l'uomo non riesce a spiegarsi determinati eventi, anche catastrofici, quindi diciamo l'angelo si pone appunto come questo appunto trait d'union, questo mediatore. E per la cronaca è davvero tutto, noi ci rivediamo come sempre dopo la pubblicità con l'informazione sportiva, tra poco.